Chi c'era su quella macchina? Nessuno. Bastardi. Cioè, stamattina questa qui l'ho provata e non va un cazzo. E cioè, dentro la pista è un po' sacrificata, sì, in effetti. Dopo ho provato quella, mi sono divertito. Quella va, sì. Quella si se sente. Se hai da darle va. Infatti il Simo mi ha proprio... Ha rotto il cazzo? Sì, mi ha sverniciato. Attenzione a dire, il Simo mi ha sverniciato, che poi su Facebook ti sente, cazzo, e poi mi ci crede. Hai ragione. Ma vabbè, non dirlo. Dopo fai a cambio, prendi le ferre. Veramente? Ti faccio prendere le ferre, no? Non è che per domani mattina le gomme si cambiano, cazzo. I freni arrivano dopo domani, però, io te lo dico. Non servono quelli. Ma no, che ci servono? Mica dobbiamo frenare. Chi cazzo ha detto che devi frenare? Ah. Vai tranquilla, no, servono solo le gomme nuove. Appena appena. Avremmo, guarda, abbiamo fatto... Minchia, già 1000 chilometri. Miseria. Stamattina ne avevo tipo 100, una cosa simile, sì. Mi ricordo, sì. L'ho provata io, ne avevo 100. Presto, eh. Che cazzo ci vuole con tutta la roba che abbiamo provato sopra? Pieno, pieno, pieno. Vai, pieno. Vai, vai. È che stamattina qui la tenevo piena, ma non apriva, cazzo, non apriva. Fatica a riprendere, cazzo, fatica. Qui c'ho pista... pure l'aria condizionata accesa. Eh sì, ciao. Ma d'altra parte si appannava. Ciao, ecco perché. Siamo anche qua. Domani mattina questa macchina la troverete su subito.it. Chilometri zero. Chilometri zero. Fare. Aziendale, trattata benissimo. L'abbiamo usata per prendere il pane. Solo il pane, giuro, solo il pane. Avevo solo un po' di fretta. Sai, la spesa va fatta di fretta, perché poi cazzo è un casino alle casse. Poi con questa, col fatto che non è un FR, non si può neanche impostare sport. No, neanche lo sport, cazzo, può togliere solamente un attimino di... Infatti sistema ho tolto ho visto l'SR, ma... SR disattivato, ma per il resto non puoi fare un... cazzo di niente. Vabbè, poveretta, in effetti non è neanche il suo utilizzo proprio. No, cioè, perché questo è per il nonno col cappello. Vabbè, il nonno adesso anch'io comprerei un FR, però brava, ecco, per cortesia, difendiamo la categoria. Sì, e ci mancherebbe, cazzo, c'ho un FR, cosa vuoi difendere? Accendo delle spie a caso, non capisco. Un cazzo ce ne fai di Natale? Auguri! Appunto, siamo sotto Natale. Siamo sotto Natale, la Seat è già a posto. No. Mi senti? No. Io non lo so. Tu lo sai. Con te ce l'avevo. Sì, perché sto riprendendo e ho detto cazzo dopo su Facebook. No! Dopo ovviamente prendiamo nota anche della targa, così quando la mettiamo a chilometri zero su subito.it sappiamo chi è che se la prende. Guarda, l'abbiamo venduta. Ma sono solo le gomme, eh? Sì, sì, sono solo le gomme da cambiare, certo. Per il resto, guarda, non ha sofferto per un cazzo. È ancora in rodaggio, quindi la stiamo rodando. Così un attimo c'è la sosta autogrill, sì. Capisco. Due fattoria.
50 punti bonus per ogni pedone messo sotto, te lo dico. Ci penso io. Ci pensi tu? Superiamo dalla destra, come dice il codice della strada. No, dai. vabbè, ragazzi, però, cioè, siamo mica qui a pettinare le Barbie noi. Mettili sotto. Ecco, tutti indisciplinati fuori dal box, guarda. Sì, perché ormai hanno girato tutti, basta.